Benvenuti in questa nuova puntata di Jojo, salvatore del rock and roll. Sarà contento il semo, sarà contento. La vittoria di Okuyasu sembra ormai sicura, ma Chili Pepper induce Okuyasu a scavare ed esporre dei cavi elettrici. Induce? Vabbè. Rinvigorito da quella nuova fonte elettrica, lo stand infligge a Okuyasu una sonora sconfitta. Sonora. Yosuke 4 e i suoi amici si recano al porto di Moriho per proteggere Joseph Joestar. Lì trovano il proprietario di Chili Pepper, Akira Otoyoshi, Otoishi Otofa, che finalmente esce allo scoperto rivelandosi a Yosuke 4 e Koichi. Estremamente fiducioso delle capacità del suo stand, Akira concede incautamente a Yosuke 4 di colpire per primo con il proprio stand Shining Diamond. Senti rock and roll, dai. Che vuole fare quel nanetto in fondo? Vabbè, chiusurella on the road. Yuppie, il mio gatto fa cadere delle cose di Lantern. E vai, questa l'abbiamo quasi finita. No, me l'ha schivata. Sto zitto, non so il motivo, sto così pensando. Strano, sto pensando mentre gioco. Penso a... guarda, sto facendo sempre le stesse mosse. Che cazzo ho fatto? Stando pompieri, gente per strada, sono cagato a cazzo. Ma... ha scoperto anche che servono i soldi, probabilmente servono per comprare le cose. E non lo sapevo, infatti ho speso tutti i soldi che avevo per comprare modelli in 3D, modelli in 2D e tutte le altre cazzate che servono per il gioco, per platinarlo sicuramente. Un fumettista! Akira viene condannato e rinchiuso in prigione e l'arco e la freccia vengono messi al sicuro. Qualche giorno dopo, Koichi fa una visita alla dimora di Rohan Kishibe, un famoso fumettista appena trasferitosi a Moriho. Rohan è in realtà un guerriero dello stand e grazie al suo Heaven's Door cerca di fare di Koichi del materiale per le sue storie. Koichi si difende usando il proprio stand, Reverb. Chi è Koichi? Quello di prima? Che cazzo è sto bimbo? Sì, che cazzo... uno stand in mutande. Ma questo è il fumettista. Bene. Sei un fumettista così, Rohan di Shib. Ah, ma abbiamo lo stesso stand più o meno. Io lo stendo il bimbo minchioso e tu
è lo stand ancora più piccolo. Aspetta, ma quanti stand c'ho io? Quello è no. Vabbè, mo. Ah, io. So, mi ricorda Gon sto bimbo. Comunque, cioè, ho notato che quelli che hanno lo stand sono un pochettino più semplici da avere. Cioè, prima era diversa la cosa, perché è un pochettino più complicata. Però io ho visto che loro usano delle mosse strane, come cazzo le... Modalità Rumble. Ah? Forse è quella una cosa che ho usato un po'. Ah, ma questo c'ha un mini cell, cioè. Pezzo di merda. Picchi un bimbo, eh? O il bimbo che picchia lì. Qui. Caruccio, mi piace sto bambino. È puffucchioso. Lo stand fa cagare, però... Mi ricordo solo troppo sello, mi ricordo. No, ve lo fa perfetto, ve lo fa. Lo stand di questo bambino cambia forma. Diventa una specie di... di coso, di nanetto... con la tutta capoccia. Oddio. Che sta a fare? Sta disegnando per terra? Questo mi ricorda proprio Gohan. E quello mi ricorda Cell. Oh, boh, vabbè. Ma all'episodio successivo, yuppidu. Salva Koichi. O Koichi. Chiamiamolo Koichi, è più bello. Sconfitto da Evans World. Sì, Evans World. Evans Door. E Koichi finisce sotto il controllo totale di Rohan. Proprio quando tutto sembra perduto, giungono in soccorso Yusuke 4. In soccorso. Yusuke 4 e Oguyasu sorprende Rohan da dietro, intimidandogli di non muoversi, ma Rohan si gira ridendo. Sinistramente dichiara che anche Oguyasu entrerà a far parte del suo materiale. Scusate se ho rallentato un po' la lettura, ma stavo sentendo rumori per casa, perché se è, devo stoppare i video e basta, che non si può registrare con gente che gira per casa. Ok, infatti se non sentite l'audio è perché lo levo, se mai. Dai, yuhu! Ma che figo, levo pure un bosco. Direi che snelli mi dico. Deficiente, ma quanto qua è deficiente? Scusate, sto cercando di... Ah, deficiente proprio. Il lancio. Stili e mosse speciali. Questi qua non le capisco. Tipo questo H. Che cos'è H? Che... Stand a terra. Perché in questo caso
io vi saluto qui e ormai è arrivato il babbo. Vi saluto e voi vedete il gioco senza audio. Quindi per me la puntata può finire qui. Purtroppo non durano mai tanto perché le registro il pomeriggio che non ho tempo. Vabbè, quindi io vi saluto. Vabbè, non so se ce la faccio a finirla. Vediamo un po' se riesco a, in qualche modo a completare la battaglia. Dai, la battaglia la completo, ma la intendo con l'audio. Dopo vediamo, va. Ma si fa un danno questo enorme. Ok, quindi la puntata di oggi finisce qui. Alla prossima. Ciao ciao.